Dottoressa Scolieri, oggi Roma Reuma 2022 è arrivato alla sua quinta edizione, un traguardo importante e guarda al futuro. L'innovazione è importante per molteplici motivi. Primo fra tutti ci consente di fare diagnosi molto tempestive e di disegnare, profilare un paziente, di valutare la terapia più appropriata per il paziente stesso. Questo significa sicuramente ridurre i costi della terapia e arrivare ad un risultato in termini di impatto sulla salute in maniera molto più precoce. Curare in maniera appropriata un paziente significa ridurre i costi e migliorare la qualità di vita del paziente, evitargli la disabilità e dargli la possibilità di programmare e di vivere appieno la sua vita nel quotidiano, negli affetti, nel lavoro, nelle relazioni. Reumatologia 4.0 è un termine che coniuga alcuni aspetti della medicina tradizionale con la information technology. In realtà passiamo da un concetto di reumatologia o medicina tradizionale, l'1.0, in cui avevamo pochi strumenti a disposizione per la diagnosi e anche per la terapia, all'introduzione, per esempio nel Novecento, della terapia antibiotica, quindi medicina o reumatologia 2.0, alla reumatologia e la medicina 3.0, in cui l'elettronica si è introdotta in questo ambito. La reumatologia 4.0, un'ulteriore evoluzione. Quindi tutti questi aspetti vengono coniugati con le tecnologie informatiche, con l'acquisizione delle scienze omiche e con l'output di risultati che servono a definire e a profilare una scienza individuale piuttosto che una scienza di popolazione. Quindi la reumatologia, così come la medicina, sta diventando una scienza del singolo individuo. E questo permette veramente di fare una scelta sartoriale a livello terapeutico.